Ciao a tutti, oggi ho deciso di mostrarvi un po' di bijou che ho realizzato, diciamo, nell'ultimo periodo, perché in realtà questi sono gli orecchini granny che risalgono a dicembre del 2021, però l'ultimo video creazioni era appunto di novembre dell'anno scorso. Quindi questi sono gli orecchini granny che alcuni di voi ricorderanno, hanno all'interno un quadrato di cristallo mocha da 14 mm, hanno una costruzione un pochino complicata, ma molti di voi li hanno realizzati, se la sono cavata egregiamente, devo dire. Hanno un disegno effettivamente particolare. Poi vi faccio vedere la versione che faceva parte del kit in collaborazione con Semplici Bijou, e praticamente questa con i colori scelti da René Semplici. Questi sono i granny del kit Nonna Antonietta. Poi insieme agli orecchini c'erano anche i kit dedicati ai bracciali, e in particolare con questi moduli che sono simili, vedete, appunto al modello granny degli orecchini, però realizzati con le drop duo, e il quadrato che c'è all'interno, sempre brillantissimo, sempre di un bellissimo colore, è quello da 10 mm. Qui abbiamo i quadratini da 10 mm. E niente, questo è un pochino più semplice qui la lavorazione, però poi dovendo fare tanti moduli, insomma, un po' comunque laboriosa, diciamo. Questa era la versione del prototipo. Eccolo qua, questo è il prototipo realizzato da me. Ora, visti questi bracciali, possiamo passare a un'altra cosa che vi volevo far vedere, cioè in realtà lo stesso modulino del bracciale io poi l'ho utilizzato per fare degli orecchini. E questi sono gli orecchini, diciamo, granny con il modulo del bracciale e con queste gocce sotto un po', vedete, abbastanza grandicelle, insomma, che mi piacevano parecchio, quindi ho deciso di realizzare questi orecchini. Vi faccio vedere il retro, forse non ve l'ho fatto vedere. Ecco, il retro dei granny viene così, quello dei modulini del bracciale. Sì, infatti non ve l'avevo fatto vedere. Vediamolo anche nel bracciale, effettivamente. Ecco qua, questo è il retro. Vedete sempre il retro di questi quadrati di cristallo, com'è bello, perché è proprio colorato nei diversi colori in base alle diverse varianti, diciamo, di colore appunto del cristallo. Ora vi faccio vedere, visto che siamo in tema anche di bracciali, il bracciale Tamigi. Ecco qua, questo è uno dei bracciali Tamigi, sempre con questi bellissimi cristalli che trovate sul sito. Questi sono i cristalli da 12 mm, trovate sempre sul sito Semplici Bijou. Questo è un altro bellissimo colore, vedete il retro, credo che sia Sapphire B, ma non ricordo precisamente. Vedete, il bracciale poi si piega, ha questa struttura che si piega proprio per adattarsi al polso. Questo è uno dei colori, penso, più belli dei cristalli, ma veramente sono tutti belli. Ecco, guardate il retro. E ovviamente i tutorial li trovate sul canale. Vi volevo spiegare perché avevo chiamato questi bracciali Tamigi, perché in gioielleria la lavorazione, insomma, con tante pietre preziose una accanto all'altra, un po' disposte così, viene chiamata a volte rivière. Io non sono un'esperta, però viene chiamata rivière. E allora, visto che rivière vuol dire fiume in francese, mi piaceva appunto dare il nome di un fiume a questo bracciale, per questo l'ho chiamato Tamigi. Questa cosa non ve l'avevo spiegata nel tutorial per non, diciamo, annoiarvi. Continuando sulla scia, diciamo, di tutti questi cristalli, vi volevo far vedere gli orecchini Trilogy nella versione con il perno integrato. Io questi li spiego nel video in cui parlo dei quadrati, appunto di questi quadrati incastonati alla maniera del bracciale Tamigi, perché il bracciale Tamigi si può fare con i cristalli, è nato con i cristalli da 12 mm, ma si può fare anche con i cristalli da 10 o da 14. Questa è un'esigenza che è nata dopo, perché i quadrati di cristalli erano temporaneamente terminati, e quindi io per voi vi ho fatto la spiegazione di come realizzare il bracciale Tamigi anche con i quadrati più piccoli o più grandi di quelli da 12, e però in quel caso vedete un po' voi quanti ne servono, perché qui nel bracciale Tamigi servono 10 quadrati da 12 mm, invece se ovviamente utilizzate quelli più piccoli o più grandi ce ne vorranno di più o di meno a seconda dei casi. Come vi dicevo, invece, questi appunto sono gli orecchini Trilogy che nella versione originaria, quella dei kit che erano stati realizzati in collaborazione con il sito Semplici Bijou, il perno, vi ricorderete, era a parte, sempre fatto con lo chaton ma separato. Invece qui ho fatto questa versione dove è tutto, diciamo, unito con la struttura principale dell'orecchino stesso. Stessa cosa per questi. E questa cosa ve la spiego, come vi stavo dicendo, nel video in cui vi parlo dei quadrati, delle diverse misure.
Ecco, nel frattempo ho fatto un po' di spazio, vi faccio vedere gli orecchini Ikebana che sono stati realizzati in collaborazione con il sito Perini Film & Co. E questi sono realizzati utilizzando queste wavy leaves, che sono queste foglie ondulate, vedete il retro è così. Sono realizzati con dei mezzi cristalli da 2 mm, veramente molto piccoli, che in realtà proprio misuravano effettivamente 2 mm. E quindi sono un po' diversi dal prototipo che vi farò vedere tra poco e che, se volete, però vi spiego come poterlo realizzare al meglio. Perché quello invece aveva dei mezzi cristalli da 2 mm che erano un po' più grandi in realtà di 2 mm. Vabbè, queste sono le cose che capitano con le perline a volte. Poi sappiamo che però anche delle piccole differenze di misura ci provocano delle difficoltà. Comunque, questi perni sono dei bellissimi perni in acciaio che hanno poi la semisfera nei colori delle perline cieche, nelle finiture delle perline cieche, e si trovano sul sito sempre Perini Film & Co. Quindi questa era una delle varianti del kit. Poi nel kit c'erano anche le monachelle, infatti questi altri orecchini ve li faccio vedere con le monachelle, e sono questi qui praticamente, in quest'altra variante di colore. Faccio vedere il retro e poi in pratica abbiamo la variante che era quella del prototipo, dove vi dicevo che i mezzi cristalli da 2 mm sono effettivamente un po' più grandi di 2 mm. E ripeto, se siete interessate a realizzarli, potete scrivermi su Messenger, così io vi spiego la differenza. In realtà cambia solo un passaggio, diciamo, il resto, poi per il resto si può seguire il tutorial per come l'ho realizzato sempre su YouTube. Ecco, questo era il prototipo degli orecchini Ikebana. Poi vi faccio vedere gli orecchini Bazaar, anche questo il prototipo, infatti c'è una lieve differenza tra uno e l'altro, per questo motivo li terrò per me. E questi sono stati realizzati in collaborazione con il sito Sfera Colori. E qua all'interno c'è un ovale 13x18, credo sia sempre la misura, e come vedete le bridge, e questo è il retro. Poi ancora vi voglio far vedere gli orecchini, per rimanere ancora effettivamente o per tornare quantomeno nel 2021. Questo è stato, credo, l'ultimo tutorial, gli orecchini Piracanta, che sono degli orecchini semplicissimi che avevo realizzato in colori natalizi. Però poi mi sono fatta questi con questi bellissimi cabochon doppio foro da 6 mm, in questo giallo che mi ricorda proprio i limoni, e anche le foglie sono proprio del colore giusto secondo me, per cui li terrò per me e spero di indossarli presto. Insomma, quest'estate li vedo veramente estivissimi. Gli orecchini Piracanta, ovviamente sotto vi metterò tutti i link, così potete accedere appunto direttamente ai tutorial. E poi passiamo probabilmente alle cose un po' più recenti, e quindi a questi cuori che io poi ho deciso di chiamare Adler, come Irene Adler. E in pratica, vedete, vi volevo far vedere che questi cuori praticamente non è che sono rigidi, che sono proprio elastici, soprattutto se li realizziamo con il filo di nylon. Eccoli qua, questo è il colore Crystal Sunset di queste bellissime mini gem duo, scusate, forse non l'avevo ancora detto. Sono realizzati con le mini gem duo. Come vedete, non sono degli orecchini grandi, sono abbastanza piccoli, però possono piacere. Poi questa era la variante in Tropical Rainforest. Vi faccio vedere che anche il retro è carino, con queste bellissime mini gem duo che sono molto piccole, misurano 6x4 mm. Eccole qua. Poi abbiamo ancora gli orecchini, sì, sono sempre gli Adler, in quest'altro colore veramente molto bello di Mini Gem Duo, e eccolo qua. Questi li avevo orientati entrambi, diciamo, con l'aggancio dalla stessa parte, quindi non in maniera, non a specchio in pratica. E anche questi sono carinissimi anche sul retro. Ecco, di questi c'è il tutorial, invece, di questi orecchini che vi sto per far vedere non c'è ancora il tutorial, ma praticamente sono simili, differiscono solo per pochissime rocaie lungo il contorno di differenza, però sono realizzati con le Super Duo, perché qualcuno di voi me l'aveva chiesto, in realtà l'avevo già provati con le Super Duo, ma poi mi erano piaciuti più quelli con le Mini Gem Duo. Questi sono carini, sono più semplici, e vi farò il tutorial anche di questi. Vedete, anche questi sono elastici così, e in pratica vi farò il tutorial anche di questi. E però gli darò un altro nome. Lo voglio fare il tutorial non solo per queste minime differenze che però ci sono nelle rocaille che vengono messe nel bordo, ma anche perché in pratica nel farlo con le Super Duo diventa tutto più semplice, in quanto non c'è un verso da rispettare, no? Come per le Mini Gem Duo. Quindi sarà secondo me più veloce, o mi auguro di farlo più veloce, perché io poi sono sempre un po', mi dilungo un po' nei tutorial per spiegarvi al meglio possibile, ovviamente.
Poi vi farei vedere gli orecchini Arts and Crafts. Allora, gli orecchini Arts and Crafts, partiamo dal prototipo che era questo. Qui abbiamo dei rettangoli di cristallo Mocha che sono questi nel colore, scusate, burgundi credo sia, e in pratica burgundi AB. Qui l'incastonatura è creata con le 8-0, quindi abbastanza rapida, diciamo tra virgolette, e però abbastanza particolare perché è un peyote, ma poi a un certo punto le coppie di paisley vengono inserite proprio nell'ambito della lavorazione a peyote, proprio all'interno della lavorazione a peyote, dando poi la forma rettangolare al tutto, cioè nel senso le rocaille poi ricalcano la forma rettangolare, insomma, del cabochon che c'è all'interno, proprio perché con le paisley si creano degli angoli, ecco. Quindi questi sono gli orecchini Arts and Crafts, nel video vi spiego tutto, l'origine del nome, eccetera, anche perché si tratta di un kit in collaborazione con Semplici Bijou. E ci tenevo a dirvi che questo è appunto uno dei kit ed è il modello Morris. Trovate ancora, credo, uno di questi kit ancora disponibile e poi ci sono gli altri colori che sono ancora sul sito, per cui vi metterò appunto il link sotto, casomai vi dovessero interessare, insomma, in maniera tardiva. Ecco qua, questi sono gli Arts and Crafts, ma c'è ancora la versione che poi ho voluto realizzare dopo con questi bellissimi rettangoli di cristallo Mocha, sempre che trovate sul sito Semplici Bijou, e in pratica sono Sapphire B, e poi ho abbinato io un po' gli altri colori per quanto riguarda gli altri materiali che sono necessari. Vi ricordo che non credo ci siano gli sconti sui kit, ma su tutto il resto dei prodotti, sulla maggior parte dei prodotti del sito Semplici Bijou ci sono gli sconti in questo periodo fino alla fine di marzo. Per cui, insomma, un motivo in più per dare un'occhiata, perché poi questi cristalli che sono già convenienti diventano veramente convenientissimi. Quindi io non posso che consigliarveli perché poi sono veramente bellissimi. Ora vi faccio vedere gli orecchini che ho deciso di chiamare Heaven perché li ho realizzati con una parte del materiale contenuto nel kit Heaven, il Colors Kit Heaven. Sapete che il sito Semplici Bijou realizza anche questi Colors Kit che sono interessantissimi, in cui ci sono dei materiali di diverso tipo ma con le stesse tonalità di colore oppure viceversa, o che si abbinano tra di loro, o viceversa, stesso materiale ma in tanti colori diversi. E questo è il caso invece del mix di materiali. Riuniti insieme saggiamente da René, appunto, e io ho creato questi orecchini utilizzando solo una parte. Vedete, l'incastonatura è fatta con il bicono, questi bellissimi bicono della Preziosa, ed è con 9 bicono, quindi ne ho messo uno in più, mentre di solito per il Rivoli da 14 vengono utilizzati 8, diciamo, cristalli da 4 mm, però io ne ho voluto usare 9 per lasciare più spazio, più visibilità a Rivoli, che è davvero bello ed è sempre Mocha. E credo sia sempre Sapphire AB, veramente un bellissimo colore. Le monachelle non erano incluse, le ho aggiunte io, e anche i chiodini per appendere le gocce, che però invece erano incluse. Queste gocce misurano 20x09 mm, ve lo dico perché tra un po' vi farò vedere una cosa un po' particolare, ma forse l'avrete già vista se mi seguite sui social. Su Instagram, soprattutto, dove insomma sono un po' più attiva su Instagram perché mi piace di più di Facebook. Poi, comunque, abbiamo la versione sempre degli orecchini Heaven, ma realizzati con il kit, che era un altro dei Colors Kit, che è praticamente, il Colors Kit Heart Song. Io poi vi metterò sotto il link anche di questi Colors Kit, che vi assicuro sono bellissimi. Poi c'è ancora tanta roba, nel senso ho fatto questi, ma veramente ho fatto anche un'altra creazione che vi farò vedere più in là. Molto basic perché sono comunque materiali basici che possono sempre servire. Qui, come vedete, ho usato le perle, ma non cambia, l'incastonatura è identica, sempre netted, e questo è il risultato. Con i perni, però, i perni non erano inclusi, sono quelli invece del sito Perline Film & Co. In acciaio con la semisfera nei colori delle perline cieche. Poi c'è l'ultima versione degli orecchini Heaven, però realizzata con il kit, l'altro Colors Kit Surfing USA, che è questa, ovviamente parecchio estiva, eh. Qui ho voluto provare a vedere se l'incastonatura riusciva anche con i cipollotti, ed effettivamente riesce, perché sappiamo che anche se i cipollotti sono un pochino più schiacciati, anzi scusate, i cristalli cinesi, però veniva bene lo stesso l'incastonatura. Qui il Rivoli è nel colore Peridot, credo, che è Peridot AB.
Allora, qui abbiamo sempre i perni di Annalisa, questi con appunto la finitura delle perline cieche, ma sotto poi la goccia è la stessa che era presente nel kit che vi ho fatto notare prima, però ho deciso di rivestirla in questo modo. E per farlo sono partita dal tutorial di Favoliziosa, sul canale di Favoliziosa, che è una creativa bravissima che spiega come realizzare e come rivestire a peyote le perle. Lei lo ha spiegato nelle diverse misure, credo in passato anche forse 15 mm, ma c'è il tutorial adesso in cui lei spiega benissimo, tra l'altro, come rivestire una perla da 10 mm anche, scusate, da 8 mm e anche da 12 mm. Io sono partita dal tutorial per rivestire la perla da 8 mm e poi ho proseguito fino, diciamo, a rivestire tutta la goccia. Come vedete, poi da un certo punto in poi ho usato le 15-0, insomma, è stata una cosa un po' improvvisata, mentre in realtà lei ha detto che ha già in programma di girare il tutorial in cui appunto spiega la realizzazione, il rivestimento, insomma, della goccia. Per cui iscrivetevi al suo canale perché lei è davvero bravissima. Ha realizzato tra l'altro una versione delle perle rivestite al peyote con poi dei, diciamo, dei ciuffetti di perline sopra che hanno poi l'aspetto praticamente delle mimose. Lei li ha chiamati pompon comunque. E sono dei pompon, però sono tutti di perline. Sembrano difficili, ma vi assicuro che una volta capito il meccanismo diventa semplice e anche piacevole. Insomma, mi sono divertita a rivestire queste gocce, devo dire la verità. E questi erano gli orecchini Heaven. Poi abbiamo gli orecchini ultimissimi e sono i frame che ho realizzato da pochissimo il tutorial qui sul canale, dei quali ho realizzato da pochissimo il tutorial sul canale, con i rettangoli sempre di cristallo Mocha 13x18, incastonati però questa volta in una maniera un po' più laboriosa perché ci vogliono, cioè qui ci ho messo le 11.0, quindi ci vuole un po' più di tempo, e dietro le 15, con questa particolarità, vedete, degli angoli che serve a tenere la forma del rettangolo, fare in modo che l'incastonatura sia aderente al rettangolo. E poi la decorazione invece è con le mini gem duo. Queste sono in colore dark olive sostanzialmente, e poi attorno ci sono i cipollottini da 1 mm, questi uno per uno, cristalli cinesi uno per uno che trovate sempre sul sito Semplici Bijou. Questa è la variante del tutorial, e invece il prototipo che poi in realtà ho fatto e disfatto un po' di volte è questo qui con questi bellissimi rettangoli nel colore Violetta B, vedete dietro? Ecco. Questa è l'incastonatura particolare, un pochino particolare, oddio, ce ne sono di incastonature come dico anche nel tutorial, però questa, insomma, ho dato questo piccolo tocco personale per fare in modo che stesse più aderente, insomma, al cabochon interno rettangolare. Poi adesso vi devo parlare di una cosa, insomma, che vi faccio vedere tra pochissimo. Questa è una cosa che vi faccio vedere in anteprima, non ve l'ho fatta ancora vedere sui miei social. A tra pochissimo. Ed ecco, questo è il ciondolo di cui volevo parlarvi. Mi rendo conto che qui non si distingue benissimo la lavorazione, ma adesso vi farò vedere un'altra versione. Guardate, è tutto realizzato con le ginkgo. Ecco qui, all'interno c'è un cabochon da 27 mm. Vi ricordo che questi cabochon sul sito Semplici Bijou ci sono anche nella versione Mocha, che sono veramente irresistibili, ma penso che li abbiate voi già visti. E intanto vi faccio vedere appunto la versione dove le ginkgo si distinguono meglio, ed ecco la lavorazione. Vedete, l'incastonatura è fatta tutta con le ginkgo, qui non avevo ancora messo la catena. E poi ci sono i mezzi cristalli da 6 mm, i cipollottini piccolissimi, quelli di cui vi parlavo prima, uno per 1 mm, e non ho ancora deciso il nome, ma sarà l'oggetto del prossimo tutorial, perché questo ciondolo l'ho realizzato tanto tempo fa e mi dispiace non farne un tutorial, lo farò più presto. Vi volevo dire che appunto l'incastonatura è talmente semplice da essere particolare. Vi piacerà, penso, farlo, perché insomma è simpatico. Quindi io vi lascio adesso, spero che vi abbia fatto piacere, insomma, guardare con me tutte queste creazioni. Vi ringrazio tantissimo e poi vi do l'appuntamento al prossimo video, che probabilmente sarà un tutorial. Vi volevo ringraziare perché senza di voi non saremmo al punto in cui siamo arrivati. A prestissimo, ciao, grazie a tutti.